Ciao a tutti, so che se non mi metto a registrare questo video di decluttering, praticamente io non metterò mai mano a questo macello che c'è in questo cassetto che raccoglie veramente, penso, anche delle cose abbastanza storiche o forse anche preistoriche, ma che non ho mai avuto però il coraggio di buttare e quindi diamo ufficialmente il via al mio video decluttering di pigiami, reggiseni, cosine un po' intime, insomma facciamo ordine, iniziamo da questo angolino, dai reggiseni. Allora, questa bralette ovviamente la tengo perché è nuova e mi piace tantissimo, infatti penso proprio che prenderò sempre e solo bralette perché veramente questa la adoro e quindi questa la salvo. Poi questo reggiseno verde direi che è abbastanza orrendo, ha perso anche il fiocchetto, però come vedete ha dei pallini, insomma è abbastanza rovinato, era di Yamamay, sinceramente questo non mi piace e è un po' rovinato, quindi lo butto. Altra bralette da salvare è ovviamente questa rosa fluor di di Victoria's Secret, e questa pure la stra-adoro anche perché ha questo incrocio bellissimo davanti e quindi questa sì, la adoro. Poi troviamo questo reggiseno che praticamente io avevo preso perché essere nude e che ha poi da qualche parte, sì, eccole, anche le sue spalline che sono appunto, un'altra la troveremo dopo forse, non lo so, ah eccola, che però sinceramente non mi piace perché è comunque ormai vecchio, è macchiato, senza le spalline non sta tanto su, insomma non mi piace particolarmente, quindi anche questo lo butto perché non lo porto mai, non mi serve. Mentre sicuramente tengo questo reggiseno di sempre Victoria's Secret che si apre e chiude davanti, molto semplice, con l'unica particolarità che ha tantissimi intrecci dietro nelle spalle, e quindi questo lo trovo bellissimo quando porto qualche magliettina che è scollata dietro. Poi salvo senz'altro quest'altro reggiseno qua di Hello Kitty che si chiude sempre davanti a Hello Kitty qui, però questo lo trovo veramente molto molto comodo, ha il cuoricino dietro nelle spalle, però questo lo trovo comodissimo proprio perché non ha la chiusura dietro, quindi tipo anche se faccio sport, sì lo so, dovrei comprare reggiseni sportivi, infatti questo è una cosa da fare, però insomma lo trovo comodo, quindi questo lo salvo. Mentre senz'altro butto questo reggiseno vecchissimo che era di un'edizione di Yamamay dedicata a J.Lo, una cosa del genere, che è come vedete argento glitterato, che lì per lì che l'ho preso aveva qui anche il ciondolino con J.Lo scritto con i glitter, era carino, però come vedete l'ho veramente portato tantissimo, è tutto logoro, è tutto rovinato e è tantissimo che non lo metto più, quindi questo lo butto. Mentre tengo senz'altro questi due reggiseni che sono nuovi, adorabili, perché fanno veramente un bel effetto sotto a magliette, sotto a qualunque cosa, e avevo preso proprio questi due colori, sia il nude che il bianco, proprio per portarli un po' sotto a tutto, e questi ovviamente sì, li salvo perché sono fantastici. Mentre devo, ahimè, buttare, ma credo che sia veramente giunto il momento, questo reggiseno, credo che fosse di Yamamay, ma come vedete è veramente rovinatissimo e se non sbaglio aveva anche da qualche parte il ferretto rotto, forse non era questo, forse era un altro, non me lo ricordo,
però come vedete è veramente da tanto che non che neanche lo metto più. Mi dispiace perché era un regalo, però sinceramente non è troppo rovinato, scolorito, è da buttare. Mentre questo sinceramente non so cosa fare. Allora, questo è da tanto che non lo porto più, ma forse perché era sepolto sotto a queste altre mille cose inutili. Allora, direi che questo per il momento lo salvo perché non è messo male e è in buone condizioni, abbastanza direi. E quindi vabbè, questo per il momento lo salviamo, anche perché comunque è una fantasia carina, mi piace, quindi sì, lo salvo. Poi, senz'altro salvo, anche perché l'ho preso da poco, questo, questo a fascia, senza spalline, comunque volendo ha per metterle. Però questo l'ho preso proprio apposta per portarlo così sotto a magari quando porto qualcosa in cui non si deve vedere comunque che le spalline del punto del reggiseno. E questo è bellissimo perché è un po' un effetto tipo bralette fa, perché ha questo pizzo qui sotto e quindi sì, questo mi piace davvero tanto. Poi questo lo salvo, questo appunto è di Victoria's Secret, anche questo mi piace tantissimo. Mi piace sia il colore perché comunque non è un colore classico e mi piace perché dietro sulla schiena ha tutto questo intreccio di elastici e anche questo mi piace portarlo quando porto cose scollate, quindi anche questo lo salviamo. Poi senz'altro butto questo reggiseno vecchissimo che non è nemmeno imbottito e io come avete visto porto solo cose imbottite, avrà 10 anni, non lo so quanti anni avrà, non è nemmeno tanto rovinato, però io non lo porto più veramente, quindi questo lo butto. Poi buttiamo anche queste canotte di Intimissimi trasparenti, comunque almeno questa la butto perché è praticamente qui sono cedute le spalline, quindi mi sta veramente giù molto molto scollata, cioè è proprio ormai troppo lenta e non mi piace. Poi ho anche la versione rosa, ma anche questa ha le spalline completamente andate, quindi anche queste devono essere rinnovate, quindi butto anche questa rosa. Questa bianca, no, questa bianca la tengo perché non mi sembra abbia questo problema, non me lo ricordo, per il momento questa bianca la tengo. Poi qui ho delle imbottiture di un reggiseno, ma non so nemmeno quale sia. Comunque le imbottiture per i reggiseni le teniamo. Poi butto senz'altro questo reggiseno vecchissimo che ho utilizzato tantissimo anche per la palestra. Lo so, non va fatto, lo ripeto, che ha addirittura i gancetti qua tutti rovinati proprio perché l'ho utilizzato in palestra. Quindi neanche si chiude, si apre bene, insomma, ormai non ha più nemmeno qui, aveva tipo un disegno, qualcosa, dei pois forse, non ce li ha più, quindi anche questo lo butto perché è vecchissimo. Mentre tengo senz'altro questo body che è di Dolce & Gabbana, che mi piace tantissimo. Lo sfrutto molto in questa stagione quando voglio mettere qualcosa sotto, magari un maglioncino leggero, una camicetta, e quindi questo senz'altro lo tengo e mi piace perché è comunque questo grigio stile jeans, mi piace anche se non ha imbottitura, io quindi lo porto solitamente con il reggiseno sotto. Poi buttiamo senz'altro questo reggiseno qua, che cos'è? Ah, una spallina. Ah, forse queste sono le spalline del reggiseno quello a fascia, bene. Buttiamo questo perché tanto non lo porto mai, proprio per il motivo che non è imbottito, non lo porto mai, non mi piace, non so cosa farci e niente, lo butto perché non...
non mi piace. Oh, questo invece lo tengo perché questo neanche mi ricordavo di averlo praticamente. Questo è può essere utilizzato come reggiseno sportivo. Ok, abbiamo trovato un reggiseno sportivo più o meno e è carino, ha questi intrecci dietro e quindi di che marca sarà? Non si sa, io stacco tutte le etichette, infatti non c'è più l'etichetta, non lo so. Comunque vabbè, questo lo tengo. Poi, guarda dove sono finite, qui non ci dovrebbero essere queste, ma ho ritrovato praticamente lo slip di dei Looney Tunes, questo qui che poi vedo che è anche rotto, probabilmente l'ho rotto io quando ho tagliato le etichette, da notare i miei disastri, comunque vabbè. Poi, questo io l'avevo preso perché dico è un reggiseno a fascia, mi può servire da mettere appunto sotto a qualcosa. Più che altro è un costume, però io l'ho utilizzato come reggiseno a fascia, non mi fa impazzire, però capisco che può essere comodo, quindi questo diciamo lo tengo, anche se credo che non lo userò mai. Poi qui vabbè ci sono delle scatoline che non voglio buttare, di Tiffany, e vabbè lasciamo perdere. Poi qui che cosa abbiamo? Abbiamo un baby doll, questo lo tengo. Questo baby doll mi piace tanto perché è nero, quindi lo trovo molto sexy, anche se non è imbottito, ok? Perché trovo molto difficile trovare baby doll della mia taglia e ha i cuoricini. E poi la particolarità è che dietro è aperto, quindi questo è molto carino, molto sexy, quindi questo lo tengo. Poi passiamo alle magliettine, canottierine. Allora, questa senz'altro la tengo, questa è indistruttibile, è di Intimissimi, ma è veramente indistruttibile. Mi piace tantissimo perché è viola, io adoro il viola, quindi questa la tengo. Poi direi che questo invece ha fatto il suo corso, questa la buttiamo perché come vedete ha tutti i pallini, non so se si notano, però insomma è veramente molto rovinata. Anche se era molto carina perché c'era questo contrasto tra nero e il lime e anche sotto era molto carina, però è veramente troppo rovinata, quindi questa la butto. Direi che possiamo buttare anche questa, che addirittura era stata un po' aggiustata perché era troppo lunga, però veramente non la porto mai, proprio perché è comunque vecchissima, non mi piace, quindi la butto. Adoro invece, e infatti le vorrò prendere di più, perché ho solo questa, queste canotte super lunghe, però non danno fastidio anche messe dentro ai jeans, di The Zenith. Io The Zenith sinceramente è un marchio che non è che proprio ami alla follia, ami particolarmente, però queste canotte sono veramente top, quindi questa la tengo. Poi qui abbiamo una cosa bruttissima, lo so, è una sottoveste, però mi fa comodo molto spesso sotto alle gonne perché si elettrizzano troppo. Allora, questa è color carne, è troppo larga, però in attesa di trovarne altre, perché questa la vorrò buttare e prenderla una della mia taglia, perché questa veramente è enorme e la devo risvoltare, ma tanto è grande lo stesso, in attesa però di prendere quelle della mia taglia, questa la tengo. Poi altra canotta da tenere è questa bianca, quindi questa fa sempre comodo, è anche questa di Intimissimi, indistruttibile come quella viola. Poi altro reggiseno, questo mi piace parecchio e è praticamente nero, è molto sexy perché ha l'incrocio qui davanti, ha l'incrocio qui sul davanti, non so se se rende appunto l'idea, ma fa quel gioco sopra al seno e dietro è normale, quindi questo lo tengo anche perché è nuovo. Poi ho quest'altra sottoveste, idem come per l'altra, attendo di trovare quella della mia taglia,
e nel frattempo però questa la tengo perché mi può far comodo. Poi che cosa abbiamo? Qui abbiamo questa magliettina super super rovinata, scolorita, di Intimissimi, che praticamente sta qui e neanche me la ricordavo perché è mille anni che non la porto più, perché è rovinata, è scolorita, quindi cioè anche se vedesse sotto a una camicetta o a qualcosa è veramente brutta, quindi questa la butto. Poi che altro abbiamo? Questo sì è carino, questa è praticamente una specie di non ve lo so spiegare, è una specie di canotta un po' particolare, che praticamente ha sul davanti e si allaccia praticamente qui con questi laccetti sul collo, e praticamente davanti lascia questa specie di tulle che fa un gioco un po' di onde, insomma è carino e quindi la tengo. Poi, qui abbiamo quest'altro reggiseno che ovviamente tengo, che fa lo stesso gioco che faceva l'altro qui sopra al seno, però questo appunto è glitterato e questo pure è semplicissimo, però mi piace tantissimo. Poi, che altro abbiamo? Poi passiamo anche al reparto pigiami, perché c'è da ridere anche qui, c'è da sbizzarrirsi. Allora, qui abbiamo un altro baby doll, questo appunto è di Victoria's Secret. E questo anche lo tengo perché è troppo bello, è rosso con le maniche lunghe e è molto semplice, ha solamente la scollatura dietro, quindi è molto molto semplice, però è super super aderente, quindi è sexissimo e questo mi piace. Probabilmente l'avete visto anche in qualche foto su Instagram. Poi, questa canottierina pure la tengo, questa è sempre della linea di J.Lo. Però, nonostante è vecchia, veramente molto vecchia, non si è rovinata. Addirittura ha ancora tutti i suoi glitter, nonostante io la lavi e la tratti pure malissimo. Però questa è veramente indistruttibile. Ha anche le spalline regolabili, quindi questa la teniamo. Non vedo l'ora di fare ordine qua dentro. Altro baby doll, e questo è di Victoria's Secret. E questo è nero, trasparente, con il pizzo, semplicissimo, però ha la particolarità dietro di essere incrociato in questo modo e di avere anche i fiocchettini, gli spacchetti laterali, quindi anche questo super super carino. Poi, qui abbiamo questa maglia intima, che andrebbe forse passata con la chiappa pelucchi. Questa la tengo perché è una magliettina per sotto nera con lo scollo a V che può sempre fare comodo e le manichine a tre quarti, però devo passarla con il leva pelucchi perché è tutta impeluccata. La teniamo. Poi passiamo al reparto pigiami, credo che non ci sia nient'altro, poi insomma vedremo, lo scopriremo tirando fuori le cose. Allora, vediamo un po' di trovare il sopra di questo, se c'è, forse no, forse... Comunque, poi per i pigiami andiamo anche sotto. Per il momento questo lo tengo qui perché è un'altra cosa. Allora, ho il pigiamino questo, che è... Più che altro lo uso qui per casa, che ha mammolo e mi piace perché è molto comodo da portare in casa, è lungo, quindi... Quando è caldo lo porto senza i suoi pantaloni perché comunque è lungo, quindi mi fa anche tipo da vestitino, però volendo ha anche i suoi pantaloni sotto e quindi questo lo teniamo. Così come tengo anche quest'altro che uso sempre per stare in casa a mo' di tuta, di Barbie, che questo è un po' vecchiotto, però come vedete non si è rovinato per niente, quindi questo con i suoi bei pantaloni lo teniamo. Mentre buttiamo, questo è un pezzo di qualche altro pigiama, poi lo vedremo dopo. Questo lo butto perché è veramente vecchissimo, ho bisogno di svecchiare veramente anche il mio reparto di pigiami,
questo lo uso d'estate solo questo, perché io comunque devo sempre avere qualcosa addosso, però ormai questo veramente è vecchio, è tutto rovinato di Yamamay, lo buttiamo. Poi abbiamo questo pigiamino estivo, sempre di Yamamay, che di per sé è anche carino con i suoi pantaloncini, ha un bellissimo colore. L'unico problema è che il sopra, nonostante le spalline siano proprio accorciate al massimo, mi sta comunque sempre un po' grande, però diciamo che questo per il momento lo salvo. Vediamo un po' se quest'estate mi farà comodo. Mentre direi di buttare questo, perché è veramente, questi pigiamini così a tuta sono veramente molto molto scomodi. Poi comunque questo si è tutto macchiato con l'abbronzante, non è più bianco candido e sinceramente li trovo veramente scomodi questi pigiamini, quindi questo lo butto. Così come butto, perché veramente anche questo non mi piace, ha le spalline anche queste che sono troppo lunghe, non mi piace, quest'altro rosino, sempre a tutina, ma è veramente scomodo e non lo porto mai. Mentre salviamo il pigiamino, questo che uso per casa, dei My Little Pony, quindi questo ovviamente lo salvo. Mentre direi di buttare questo, perché questo pure avrà 10 anni, ma è rovinatissimo. Allora, è molto carino con Garfield, però si sta veramente logorando, ha un buchino qui, è veramente tipo logoro e se non sbaglio ha qualche altro buchino da qualche altra parte che ora non vedo, però vi assicuro che è davvero molto molto logoro. Ah, ecco, infatti, non sbagliavo, ha un altro buchino qui, quindi questo l'ho portato veramente tantissimo e questi sono i suoi pantaloni, quindi questo lo butto. Poi, ecco altri pigiamini da valutare. Allora, questo senz'altro lo tengo, sempre per il discorso che lo porto molto in casa, ed è questo di Gorgeous, troppo troppo carino con l'orsetto, è bellissimo questo, e ha i suoi pantaloni con gli orsetti. Poi, questo è il pigiamino di cui vi parlavo prima, che butto la parte praticamente quella corta, e questo è veramente molto scomodo e è vecchio, non lo porto quasi mai, è ora di svecchiarlo, quindi questo lo butto. Qui c'è un pezzo, non mi ricordo se vi ho fatto vedere prima l'altro pezzo. Boh, ho trovato un pezzo di un pigiamino. Vabbè, non lo so, manca un pezzo. Comunque, questo lo tengo perché andava bene se riesco a trovare il sopra. Mentre butto senz'altro questo perché è vecchissimo, è veramente, l'ho portato tantissimo, però come vedete è veramente scolorito, è rovinato e pigiamino estivo da rinnovare assolutamente, quindi questo lo butto. E quindi questa è la situazione. Allora, questo è il mucchio delle cose da buttare, mentre questo è il mucchio delle cose da salvare e adesso le vado a sistemare nel cassetto. Ok, è fatto. Praticamente ho ordinato bene anche i pigiami, ora sono tutti bene pronti ad essere utilizzati, non me ne dimenticherò nemmeno uno. Qui ho messo tutti i reggiseni, qui tutte le canotte, magliettine, qui appunto i pigiami e qui ho messo il body e le cosine quelle un po' più sexy, carine, tutte insieme e quindi niente, credo che questa sia una bella sistemazione e quindi noi ci vediamo prossimamente per il video haul di cosine nuove, per appunto aggiornare, comunque per rimpinguare un po' tutte queste mie belle cosine che ho buttato.
E niente, vi ricordo di seguirmi sui social, soprattutto Instagram, e trovate i link sotto nell'info box. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!